Ciao a tutti ragazzi e bentornati su StarCraft 2 Legacy of the Void in modalità cooperativa e oggi siamo qui con Swan, l'ingegnere capo, nella mappa Questione Scottante. L'obiettivo per quanto riguarda questa mappa sarà quello di raccogliere i cristalli di Xenon e portarli allo stabilizzatore ambientale e cercare riparo sulle alture quando la lava copre la mappa, perché in pratica avremo a che fare con uno scenario dove avremo tempo un po' limitato e a random, o comunque dopo ogni tot di minuti, ci ritroveremo delle ondate di lava. Un po' come una delle missioni dei Terran su Wings of Liberty. Ora purtroppo non ricordo, che già è passato quasi un anno da quando ho giocato quella campagna. Onestamente, prima o poi la vorrò un attimo rigiocare per conto mio, magari. Difficoltà brutale. Allora, Swan, ragazzi, ce l'ho al livello 10 e a quanto pare il mio compagno di squadra sarà un Artanis con livello maestria 21, quindi è sicuramente uno che ha già il personaggio a livello 15 e ora lo sta facendo salire ulteriormente, mettendo praticamente questi punti bonus che sarebbero i punti maestria. Ora, Swan è molto molto interessante come personaggio da giocare, perché in pratica ha a disposizione la trivella Draken. Per chi gioca Heroes of the Storm la riconoscerà, perché è l'ultimate praticamente di Tychus, a parte l'Odin. E per chi ha visto Wings of Liberty oppure ci ha giocato, è la stessa trivella che ci ritroviamo in una missione dove praticamente dobbiamo aprire un tempio Xel'Naga per recuperare uno dei pezzi dell'artefatto. Ora, Swan è principalmente concentrato sulle unità meccaniche, quindi avremo a disposizione unità che onestamente mi piacciono un sacco, come i Goliath. Avremo a disposizione i Cyclone, gli Hellbat, i Thor, e dallo spazioport avremo a disposizione i Wraith, le navette scientifiche e com'è che li chiamo? Gli Hercules? Potrei totalmente sbagliarmi perché non li ho mai utilizzati, onestamente, non so esattamente se possono essere così tanto utili. Comunque, Swan ha un tipo di gameplay piuttosto lento, potremmo dire, perché le sue unità costano un bel po' di minerali. Però ha anche un paio di cose piuttosto interessanti. Ad esempio, il droide estrattore è davvero molto molto utile, perché in pratica metteremo questo droide che comincerà ad estrarre gas vespene dalle raffinerie o dagli, in generale dagli estrattori, sia i miei che dell'alleato. E la cosa interessante è che praticamente entrambi i giocatori guadagneranno 2 di gas vespene ogni tick, tra virgolette. Quindi in generale potremo raggiungere, per dire, 8. 8, 16 praticamente di gas in totale, più ovviamente il gas che verrà preso dagli SCV. La cosa particolare è che partiremo direttamente dalla fabbrica, non dobbiamo fare la caserma per raggiungere la fabbrica, quindi è una cosa molto veloce. Però purtroppo le unità, come dicevo, costano un botto di minerali, quindi sono estremamente lente anche ad essere prodotte, ed è difficile anche riuscire a fare un esercito abbastanza veloce, soprattutto per queste situazioni in cui ci ritroveremo. Anche perché qui ci vorrà un bel po' di mobilità, però diciamo che a quanto pare ci dovremmo un attimo accontentare di andare con unità un pochino più lente. Ora qui ho fatto prendere un po' più minerali perché voglio essere pronto magari a lanciare questi droidi. Senti, quando mi parlano di sopra sbaglio sicuramente. Ok, Artanis è grato, quindi come potete vedere qui giocatore 1 e giocatore 2 prenderanno più gas vespene. Come vedete già anch'io sto cominciando a prendere qualcosa, nonostante la mia raffineria non sia ancora pronta. La trivella ancora non è attiva, ci vorrà ancora un pochino di tempo. Adesso posso utilizzare il droide sulla mia stessa raffineria e potrò estrarre anch'io un altro pochino di gas. Per il momento voglio stare un pochino tranquillo. Ecco qua i nostri cristalli di Xenon, quindi per prenderli basterà mandare un SCV o comunque una sonda. Li prenderemo e li riporteranno direttamente allo stabilizzatore. I primi sono facilissimi perché ovviamente ce li ritroveremo già all'interno della nostra base, però è ovvio che i prossimi saranno molto 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 più complicati. Ora, cos'altro ha Swan di interessante, almeno finora, perché l'ho portato a livello 10 e ho avuto un po' di difficoltà a farlo 6 di livello per il semplice motivo che mi sta capitando molto spesso di ritrovarmi dei compagni di squadra che a un certo punto della partita praticamente si disconnettono oppure crashano, non lo so che cosa succede. Quindi diciamo che ho avuto qualche problema. Cioè, già le missioni, come già saprete dagli ultimi video, durano un bel po' di tempo. E diciamo che avere anche a che fare con una persona che si disconnette, quindi utilizzare un comandante che magari non si conosce, non è proprio la cosa migliore. Donny Vermillion si porterà la testa per tutto il tempo. Per fortuna ho abbassato un pochino il volume, però i sottotitoli dovrebbero aiutarvi comunque a capire che cosa sta dicendo.
Soprattutto ho abbassato un pochino il volume di sti tizi perché si porta. C'è una missione particolare che chissà se un giorno prenderemo. Che sarebbe quella di Terrasim, dove c'è Statman, mi pare che si chiami. Che praticamente ogni mezzo secondo parla. Ed è fastidioso come non si può capire proprio. È incredibilmente fastidioso. Quindi onestamente ho voluto abbassare un pochino il volume a sti poveracci. Che magari parlano una volta ogni tanto. E non sono nemmeno così tanto fastidiosi come quello. Comunque abbiamo adesso gli altri cristalli che ovviamente cominceranno ad allontanarsi sempre di più dalla base. Oh, abbiamo a che fare con gli Zerg, quindi è perfetto per queste unità che abbiamo. Soprattutto gli Elbat possono pulire facilmente. Una cosa piuttosto interessante di Swan è che ha a disposizione i tecnoreattori. Praticamente abbiamo sia il laboratorio tecnologico che il reattore in una sola espansione. O meglio, ampliamento, se non sbaglio, come caspita li chiamo ogni volta, lo dimentico sempre ragazzi, perdonatemi. Quindi questo ci permetterà di creare più Thor ad esempio in un colpo, quindi a 2 a 2, come se avessimo un reattore. Però abbiamo anche il modo tecnologico, un po' forse come era nella campagna dei Tyran sempre. Comunque, ecco qua la nostra trivella finalmente. E tra non molto la potremo utilizzare, anche se per il momento non è proprio necessario. La possiamo anche potenziare, adesso che abbiamo l'armeria, però servono 200 di gas Vespene. E per cominciare voglio un attimo ricercare bioacciaio rigenerativo, che è una cosa che si sblocca a livello 9 del personaggio. In pratica le nostre unità, come ci sarà scritto qui, si riparano automaticamente nel tempo. Ovvio che non sarà una riparazione super veloce, che proprio ci accorgeremo subito della differenza. Però piano piano, se per dire delle unità sopravvivono con pochi HP, comunque ce ne accorgeremo dopo un po' che la loro vita comincia a essere un po' più, diciamo un po' più alta rispetto al solito, senza doverli riparare per forza con gli SCV. Ora, per il momento sto un po' aspettando prima di muovermi, perché dovevo andare a prenderci le espansioni che si trovano qui e sono attualmente difese da alcuni compagni, cioè compagni, alcuni avversari. Quindi non possiamo provare a prenderle subito subito come in alcune missioni. Però comincio anche a potenziare ulteriormente le unità meccaniche. E la cosa interessante anche di Swan è che abbiamo la possibilità di mandare più SCV nella stessa struttura. Quindi questo vuol dire che possiamo accelerare un bel po' la costruzione di svariate strutture. Ad esempio voglio costruire questo spazio porto perché voglio le navette scientifiche, che sono estremamente utili perché possono riparare le unità meccaniche come se fossero un po' dei medici. E soprattutto posso fare anche una ricerca che praticamente non utilizzano energia per riparare. Quindi sicuramente un'unità indispensabile per questo tipo di esercito. Ora andrò un pochino per l'armatura degli Elbat. In effetti voglio anche mettere a posto questa raffineria mentre che ci sono, fare un altro paio di SCV e poi spostarci. Ok, adesso che siamo arrivati a questo punto, gli avversari in teoria dovrebbero cominciare a difendere questi cristalli, quindi sarà un pochino più difficile, non potremo mandare più gli SCV così a gratis. Quindi piano piano cominceremo a muoverci. Ecco infatti, ecco qua, come potete vedere adesso abbiamo gli Zergling che stanno controllando questi cristalli, quindi prima dovremo necessariamente pulire un pochino la zona per poi mandare il nostro caro SCV al lavoro. Ovviamente possiamo mandarne più di uno, non è un problema. Devo fare un attimo attenzione ai depositi. Ok, direi proprio che voglio mandare un altro SCV per prendere quest'altro cristallo, per cercare di accelerare un pochino i tempi. Tra parentesi ragazzi, abbiamo un tempo limitato, come potete vedere qui l'esplosione del pianeta fra 4 minuti. Però grazie ai cristalli può aumentare questo tempo. Ricorda, sì, vagamente anche la missione Scudo del Cielo, se non sbaglio, della campagna dei Protoss, dove praticamente avevamo quel tempo limitato in difficoltà brutale. È stato davvero complicato per quanto mi riguarda. E dovevamo sbrigarci a conquistare i punti di controllo e ripararli. A quanto pare i nemici vogliono attaccare di nuovo la nostra base, quindi ecco qui, abbiamo le navi scientifiche. Intanto ho cominciato subito qua la ricerca nano riparatore migliorato. A quanto pare arrivano molto velocemente le nostre bestie, quindi dovremo necessariamente difenderci. Voglio potenziare la mia trivella per fargli fare più danni e per sbloccare le altre abilità che abbiamo a disposizione. E direi proprio che utilizzeremo una delle nostre abilità speciali, cioè la capsula da combattimento, che praticamente evocheremo 4 Ares, che sarebbero 4 robottini che avranno la possibilità di attaccare sia unità aeree che terrestri. E soprattutto se riusciamo a colpire dei bersagli mentre che queste capsule cadono,
mentre riusciremo anche a stordire i nemici per un pochino di tempo. E questi qua sono molto utili, più avanti avremo anche un potenziamento che ne evocherà ben 6. E sono sicuramente utili perché possono aiutare a difendere, possono andare ad attaccare magari un piccolo punto che magari non subito vogliamo andare ad attaccare, o comunque cominciare a preparare la zona per l'eventuale attacco. Ora, come potete vedere qui, la trivella sarà assolutamente utile per cercare di distruggere un pochino di strutture e quant'altro, aiutare magari questi Ares a fare un pochino di danno, anche se ora scompariranno. Ecco che c'è l'eruzione, non possiamo utilizzare unità aeree così facilmente, perché magari qualcuno starà pensando: ok, c'è la lava nei bassi fondi, quindi questo vuol dire che le unità aeree qua sono un must. Però diciamo che anche le unità aeree qui possono essere in pericolo, perché ci sono dei geyser di lava o comunque di magma che in pratica possono colpire le unità aeree, quindi metterle comunque in pericolo. Quindi quando c'è la lava in generale in questa missione, rimanete a casa con le unità, aspettate un pochino. Ora purtroppo ho qualche difficoltà qui con i minerali, questi qua sono rimasti un pochino bloccati. Li voglio lasciare qui, questi qui, per il momento, per avere una difesa, una piccola difesa, anche per stare un po' più tranquillo, anche perché arriveranno un botto di Zergling e gli Elbat sono sicuramente molto utili. Ora voglio aspettare un pochettino, perché voglio fare qualche altro aggiornamento e poi mandare magari un SCV qui per andare a prendere questa espansione che ci servirà. Ora suona anche una quantità incredibile di torrette, onestamente. Cioè, praticamente possiamo fare delle torrette che possono colpire per terra, un po' come se fossero dei bunker, ma che posso sparare direttamente. Un po' come i bunker di Raynor, che hanno quella torretta che però è un pochino meno efficace, a meno che non gli mettiamo dentro anche i marine, eccetera, eccetera. Invece, diciamo che suona alle torrette per tutti i tipi, ve le faccio anche vedere. Abbiamo Betty la rossa, che praticamente è una torretta sputafuoco. Qualcuno magari la potrebbe ricordare sempre da Wings of Liberty, ma intanto ve le faccio vedere. E poi abbiamo anche la nostra tipica torretta Dizzy la trottola, che vabbè è la tipica torretta lancia missile che già conosciamo abbastanza bene. E Billy il bombarolo, che sarebbe praticamente una torretta che attacca unità terrestri, che riesce anche a fare un bel po' di danno, onestamente. Però è piuttosto lenta a sparare, quindi ok, qui dobbiamo un attimo pulire il resto. Qui i lavoratori avranno bisogno di andare al lavoro, come si suol dire, di prendere questi questi cristalli. Ogni volta dimentico il nome, quasi quasi. Quei Baneling faranno un pochino di danni, però Artanis è in grado di difendersi. Manderò i miei Vryfe, nonché le mie unità preferite praticamente di StarCraft 1. Oh oh, abbiamo a che fare con un'altra eruzione lavica, attenzione. Dobbiamo fare molta attenzione qui, perché può essere pericoloso lasciare le unità lì sotto. Quindi l'SCV è arrivato, quindi adesso possiamo tranquillamente rimettere a posto i nostri lavoratori. Ok, il mio alleato è rimasto da questa parte, però è al sicuro per quanto mi riguarda. Abbiamo completato il primo aggiornamento della trivella laser, che tra parentesi, che cosa fanno questi aggiornamenti? Praticamente aumentano i danni dei raggi. A livello 2, anzi questo qua deve essere il livello 1 esattamente, il primo aggiornamento, ci ha sbloccato il raggio concentrato. Infligge 400 danni a unità e strutture nemiche in una linea retta lungo tutta la mappa. Questa abilità è molto molto potente, perché ovviamente può... Che succede? Getti di magma possono... Qualcuno deve aver perso qualche unità nel mezzo. Chissà se sono stato io e non me ne sono accorto, perché stavo leggendo quello che diceva Donny, e non è una cosa che dice spesso. Comunque, stavo dicendo, in pratica questo laser è estremamente utile per cercare di gestire un attimo una situazione che può essere svantaggiosa, soprattutto se si è piuttosto lontani. E diciamo che 400 di danni, se ci pensate, sono praticamente danni della maggior... o comunque gli HP, per dire, di un ultralisca, che in realtà, se non sbaglio, le ultralisca ne hanno 500, se non vado errato. Quindi questo significa che quasi one-shotteremo le ultralisca, one-shotteremo praticamente tutto quello che c'è all'interno di questo raggio, che è piuttosto interessante. Purtroppo la posizione della trivella ogni tanto lo rende un pochino difficile da utilizzare, perché magari ci sono posizioni dove è più semplice andare a colpire. Ad esempio, lo vogliamo usare qui tanto per... Non ho colpito un granché, però come potete vedere abbiamo colpito anche qualcos'altro, perché praticamente colpirà per tutta la mappa, anche perché il range di questa trivella è globale. Basta avere visione. Infatti, se posso, voglio provare a utilizzare i Vryfe, magari avvicinarmi poco poco, se è possibile, e provare a fargli colpire qualcosina. Ora andiamo per altri Goliath.
Che poi voglio un attimo parlare perché Swan mi sta davvero piacendo molto, nonostante sia piuttosto lento come gameplay rispetto agli altri comandanti che ho provato, che ho livellato, che vi ho già fatto vedere. Però onestamente è bellissimo poter rivedere un attimo i Goliath in azione, i Wraith, le navette scientifiche. Cioè, ricordo il vecchio StarCraft, cioè StarCraft 1, dove c'erano le navette scientifiche che erano dei specie di palloncini giganti che giravano praticamente per la mappa, erano delle gran rotture di scatole, ricordo anche questo particolare. E dicevo, ma che è sta roba? Ovviamente si parla che quando giocavo a StarCraft 1 avevo 4 anni, quindi ero davvero piccolo e non capivo quasi nulla. Dicevo, ma che cosa sono questi specie di palloni che girano nella mappa? Che cosa fanno? Cioè, e poi praticamente mi ritrovavo che avvelenavano le unità e mi disintegravano tutte cose. Dicevo, ok, qua c'è qualcosa che non va, perché comunque a un certo punto me ne accorgevo e dicevo, ah, ok, quindi questa navetta così sembra così carina, fa questo, ok. E poi c'erano i Goliath che mi piacevano un sacco rispetto ai Marine, perché, non lo so, a me già piacevano i robottoni a prescindere, quindi ovviamente invece di fare Marine facevo tutto il tempo Goliath. Quindi diciamo che Swan in qualche modo risveglia quel, tra virgolette, bambino che c'è in me. Ed è davvero bello poter rivedere questa unità. È un peccato che purtroppo non ce l'abbiamo nel multiplayer. È davvero un peccato, però in effetti su certi punti di vista ci sarebbero davvero tantissime unità da gestire e sarebbe un pochino complicata come cosa. Abbiamo questi Goliath qui in difesa intanto per cominciare, perché a quanto pare i nostri avversari non stanno utilizzando i drop dei sorveglianti, fortunatamente. Qui c'è un Urubu bloccato tra i depositi, però magari ora li faccio scendere così magari si possono spostare, poverini. Potevo chiamarlo tranquillamente Gabbiano per quanto mi riguarda. E qui dalla fabbrica ci sono tipo un sacco di aggiornamenti. Ricerca cannone di sbarramento, comincia a fare qualche torre, perché no? Anche se torre costano un botto purtroppo, quindi è un pochino difficile ammassarli, però. Oh, bene, abbiamo il livello 2 della nostra trivella e in pratica questa è sicuramente la cosa praticamente più divertente da utilizzare, perché in pratica è come se fosse una bomba nucleare che infligge 600 danni in un'area ed è devastante. Cioè 600 danni riesce a one shottare praticamente tutto, tranne gli ibridi, perché gli ibridi hanno qualche resistenza in più, sono tipo delle unità un po' più particolari che noi purtroppo non possiamo one shottare. Sono sicuramente molto fastidiosi, però. Allora, adesso ci spostiamo verso questi cristalli che sono lontani dalle basi degli avversari. Qui c'è un macello con questi depositi, però è sempre così. Le armerie stanno finendo gli aggiornamenti. Continuiamo a fare aggiornamenti. Aumentiamo la potenza del Goliath. Dovrei aver aumentato già la potenza dei Wraith. Sì, esatto. Ho già fatto l'aggiornamento lì. Manderemo qualche SCV a prendere questi cristalli. Vediamo di averne mandato qualcun altro in più. Spero di non beccare giusto quello là che avevo già. Sì, esatto, ho beccato per fortuna tutti quelli là differenti. Non ho mandato uno in più, non so per quale motivo. Comunque le navette mediche, cioè le navette scientifiche continueranno a riparare le unità meccaniche. Abbiamo qualche ospite dello sciame da queste parti. La cosa buonissima, ragazzi, delle navi scientifiche è che sono anche degli individuatori. Quindi praticamente abbiamo con Swan quello che non abbiamo un po' con Raynor, cioè delle unità che possono fare da rilevatori. Ora, Raynor ha il centro di comando, centro orbitale, anzi, per chiamarlo meglio, che può utilizzare lo scan e quindi scoprire le unità occultate, ma è sicuramente un po' meno efficace. Tra parentesi, Swan, non so se ci avete già fatto caso, però non abbiamo la possibilità di utilizzare purtroppo i mule, però comunque in qualche modo ci regoliamo, in qualche modo possiamo regolarci con le nostre risorse. Oh cavolo, SCP scappa, risale. Ok, direi proprio che ora voglio usare un pochino di minerali, tanto per costruire qualche nuova fabbrica. Giustamente. Oh, c'è un'eruzione lavica, facciamo la pubblicità. Ok, la salamandra è tornata. Già mancano 4 cristalli, quindi dovremmo provare ad andarla a distruggere, magari, piano piano. Cominceremo a muovere poco poco le nostre unità. Ovviamente non le manderemo a farsi un bagno nella lava, anche se si stanno un po' spingendo, quindi fermila. Facciamo intanto anche l'officina bellica, perché voglio farvi vedere anche qualche piccola skin della torretta, che è molto carina, onestamente. Ok, abbiamo i cristalli da quelle parti. Comincerò a liberare la strada per andare a prendere la salamandra, anche se ci ritroveremo degli avversari abbastanza formidabili in questo caso.
Non abbiamo ancora un granché di navette scientifiche perché, diciamo, non sto costruendo troppe cose. Perché ho provato in una partita a costruire più strutture con Swan, onestamente, ragazzi. E non è stato per niente divertente perché, praticamente, ero tutto il tempo con pochissime unità, con pochissimi minerali e con. E quindi non ero per niente efficace. Cioè, ogni volta che riuscivo a costruire le unità, poi mi crepavano subito perché il numero era troppo basso. Ora, sono riuscito a distruggere praticamente quegli ibridi. Wow. Deve essere apparso qualche messaggio mentre che stavo facendo qualcosa e mi è esploso. Attivo il cursore qui. Allora, intanto altri droidi qui già li avevo mandati, perfetto. Intanto facciamo strada. Praticamente quando ci sarà la prossima eruzione potremo attaccare subito la salamandra che spunterà in questo punto. Esattamente. Che purtroppo non possiamo rilevare perché non è proprio sottoterra. Oh oh. Abbiamo un problema però. Abbiamo un bel problema. Ok. Utilizziamo la nostra bomba atomica, tra virgolette, boom! Sistemati. Non utilizzo il raggio per queste mutalische. Questo marino infestato, onestamente, lo possiamo ammazzare con gli SCV. Non è un grosso problema. Rimettiamo un attimo al lavoro qui nel gas, perché in effetti il gas è quello che sta mancando un po'. A quanto pare ci sono altre unità. Però sembra tutto a posto. Oh, la raffineria è un pochino ridotta male. Se non sbaglio, Swan al livello 11, o comunque. Tra i prossimi livelli praticamente prenderà un'abilità che gli permetterà di riparare, cioè di non far esplodere le strutture perché prendono a fuoco, perché già sappiamo che le strutture dei Terran se prendono a fuoco dopo un po' moriranno in automatico. Invece suona un po' come sempre la campagna di Wings of Liberty, avremo la possibilità di evitare la loro morte, tra virgolette, e può essere sicuramente molto utile non perdere delle strutture. Abbiamo a quanto pare un altro attacco che si dirige ovviamente verso la nuova base, perché praticamente le nostre espansioni verranno attaccate tutto il tempo, quindi comincio un attimo a costruire delle unità lì, perché non vorrei spostare tutto il mio esercito per andare a parlare con questi tizi. Anche perché la trivella ci può dare una mano. Un raggio qui, tanto per provare. Ok, abbiamo abbattuto, diciamo, quelli più pericolosi, cioè l'infestatore, eccetera, eccetera. Ci sono degli Zergling che stanno attaccando qui, e Artanis anche ci sta aiutando con il suo bombardamento. E siamo riusciti un pochino a gestire la situazione, però qui ci sono altri Zergling, ma sono arrivati Goliath, fortunatamente, possono sicuramente gestire la situazione. Nessun problema. Vediamo, ci sono altre cose interessanti da sapere su Swan, sicuramente ce ne saranno altre, anche perché non sarà la prima volta che vedrete questo personaggio, perché per ora vi sto un po' facendo vedere la fase di livellaggio, se possiamo dire così, per poi fare un pochino dei paragoni a come sono questi comandanti al livello, per dire, 10 e come sono a livello 15, perché, ok. A livello 10 sembra una cosa da poco, però è incredibile la differenza, perché ad esempio con Kerrigan, che l'ho portato a livello 15, in pratica a livello, all'ultimo livello, scusate, ho sbloccato una cosa che diminuisce, o comunque aumenta come si chiama, l'energia generata del 50%, cioè in pratica potrò spammare come un pazzo le sue abilità, e sappiamo già che Kerrigan fa un botto di male anche da sola. Cioè, quindi non per forza servono poi delle unità. Per sbaglio ho fatto delle Hercules. Cioè hanno 500 HP, non è per niente male. Salto tattico. Ah, ok. Quindi possono essere estremamente utili per trasportare queste unità che sono estremamente lente. In effetti ha senso. Peccato che purtroppo sono uno che non è abbastanza tattico, diciamo, su queste cose. È vero che in certe mappe possono essere sicuramente utili queste qui. Ok, i miei SCV hanno preso i minerali con l'ultimo cristallo, scusate, non minerali, riusciremo a concludere la missione. Quindi, ragazzi, questo qua era Swan. Sicuramente molto divertente, un po' più lento rispetto agli altri per quanto riguarda la creazione di unità, ma sicuramente non meno divertente. Mandiamo un attimo gli Ares qui, tanto per fare un pochino di fuochi d'artificio, ma niente di più e niente di meno. Missione completata. Bene, ragazzi, spero che vi siate divertiti. E al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento qui sotto e iscrivetevi al canale per altri video che arriveranno molto presto. E per il momento direi proprio che da Xavien è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!